dire che già qui è una firma, no? Avete già capito di cosa, Madama Butterfly. E Madama Butterfly è nel 1904, cioè siamo ormai entrati nel nuovo secolo, siamo entrati in una idea nuova di personaggio, di storia, mondo orientale, e questo ha creato comunque molto malumore. Malumore indubbiamente anche alla Scala, non è che abbia successo subito. Puccini aveva questo coraggio di andare avanti con le proprie idee e questo mondo orientale è determinato da che cosa? Dal commercio. Voi direte, ma come commercio? È l'opera. Ma a quei tempi c'era commercio col mondo orientale. E mi viene in mente una cosa mozartiana, no? Non cambio argomento, ma per farvi capire, la marcia turca. Perché turca? Perché in quei momenti di Mozart c'era lo scambio commerciale con la Turchia, con quei paesi. E dice, ma stai tutto riportando le cose a mercificazione. Ma no, non è quello, è la storia, signori. C'è di moda qualcosa e noi eseguiamo. Questo non significa che non si possono creare dei capolavori, Madama Butterfly lo è. Perciò dimostra tutto un discorso, tutta un'elaborazione tra mondo americano, mondo orientale, lo scambio, i conquistatori che arrivano, il grande comandante che arriva, intreccia questa storia d'amore, diciamo questo intreccio tra civiltà differenti, tra pensieri differenti, tra conquiste differenti. Perciò vediamo che veramente Madama Butterfly è una testimonianza notevole, storica, oltre che musicale. Vi ricordate perciò l'esordio delle Villi, no? Che è stato 1884, 1889 Edgar. Lo dico perché è importante questo percorso. Stiamo camminando insieme, io e voi, cercando di trovare qualcosa di particolare. Ancora una volta vi faccio questo tempo. Senti, questo sono pennellate, però rimangono indelebili. Ve lo ricordate? Potrete dire, ma questo perché l'abbiamo sentita molte volte? No, è perché sono note studiate. È un dialogo. Stiamo parlando. Poi mettiamo le parole, ma è già un dialogo di per sé, ti porta già questo dialogo. E qui si ripropone quello che dicevo prima, no? Il rapporto tra i musicisti e Puccini stesso. Ci sono le scale orientali, c'è un'orchestra che è molto colorita, comunque ci sono dei ricordi di Ravel anche. È quello che dicevo prima, c'è Puccini che è testimone di un passaggio notevole della storia della musica. Perciò c'è la prima parte che ricorda anche delle sensazioni di Bohème, perché potremmo anche fare dei collegamenti. Del resto il padre è sempre lui, eh? È sempre Puccini. Allora lo stile è quello, non può cambiare stile, può cambiare anche magari orchestrazione, può fare delle elaborazioni, delle ricette nuove particolari. Però una cosa vorrei dirvi questo, la grande teatralità. E Harakiri, che poi non si chiama Harakiri, si chiama Sappoku. Questo è il termine esatto, perché è volgarizzato Harakiri. Me l'hanno detto perché parlando con amici, ho detto, guarda che c'è una cosa da mettere in evidenza. E questo fil di fumo, questa è direi una sintesi incredibile. Siete mai stati al mare? Avete visto sempre la nave in fondo, all'orizzonte? No? Che si sta avvicinando. E questa è la stessa cosa. Voi la guardate da gente che sta in spiaggia e vede la nave, però è sempre affascinante che qualcosa si sta presentando là, no? In questo caso lei che sta aspettando qualcosa, c'è un fil di fumo. Ecco la grande teatralità, la grande sintesi. E lei che sta aspettando è questa speranza, perché lei ha qualcuno lì vicino a sé. Eh? Allora, questo è il gioco che lo vediamo qua. Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo. Allora, la nota, un bel dì vedremo.
Beh, sentite. C'è una continua elaborazione, costruzione mentale, quasi geometrica. Perciò la critica fu abbastanza dura nei suoi confronti perché non riuscivano a capire il passaggio. Difatti, Toscanini disse: quest'opera è troppo lunga, è mal sagomata, andrete al macello. Questa fu la frase di Toscanini. Ma perché? Erano periodi diversi, c'era la politica che faceva parte integrante, neanche questo dobbiamo dimenticarlo, cioè poi togliere, mettere, addirittura fecero anche il pubblico che non c'è, cioè, chi era stato pagato per far affossare l'opera, ragliavano, facevano i versi di tutti nel l'asilo zoologico, cioè, per fargli capire della situazione che era molto difficile. Per questa opera in 3 atti, ripeto, fu data a Roma il 14 gennaio del 1900. Ma la cosa essenziale è perché Un bel dì vedremo è rimasta nella mente? Perché le note sono distillate. Allora, c'è un percorso. Levilli, ci sono tutti elementi che colpiscono l'immaginazione perché non era molto elaborato Toscanini, Puccini, perché c'è il convento anche del collegamento tra loro due, non a caso finiscono i nini tutti e due. Chissà perché questo destino, no? Toscanini e Puccini. Che poi Toscanini, e qui salto, ma ve lo faccio capire, fu lui a dirigere Turandot, quella versione prima interrotta, poi non volle più dirigerla. Vedete allora quanti appuntamenti della storia. E in questo caso noi l'abbiamo con Madama Butterfly. C'è molto da dire, tantissimo da dire. Però io vi consiglio di andarla a vedere, ma non guardatela e non ascoltatela con l'abitudine di sapere già la storia. Mettetevi dalla parte del compositore che doveva elaborare la storia, cioè le sue notti in vari posti d'Italia, perché cambiò, scriveva anche a casa del conte tale, era abbastanza irrequieto, però elaborare. Voi sentite un prodotto già fatto, già confezionato. Però pensate ancora una volta a questo tema. Dice, ma quando si sente, ma cosa ci vuole? Arrivaci. Arrivaci a queste note essenziali che ti creano il capolavoro immortale. Questo era Puccini, signori miei. E questo è molto importante da non dimenticare mai. Vi accorgerete anche nelle prossime puntate storiche e operistiche dell'elaborazione, perché stiamo arrivando a conclusione, eh? Un'altra donna, non solo la farfalla, ma stiamo arrivando anche a una donna cinica, terribile, durissima, che si apre all'amore. L'amore è la chiave di lettura, Butterfly, l'amore, Bohème, l'amore. Signori, è la donna che soffre, ma che va a cercare, che cosa? L'essenza del mondo, l'amore. Questo è Puccini. E l'amore nelle varie sfaccettature. E sta al genio di Puccini averlo portato avanti. E ringraziamolo, perché ancora l'amore è quello che porta avanti il nostro mondo. L'amore è il dialogo.